No vabbè, de per forza si va a letto de per forza. Meno male che stasera si gioca Pokerog. A lepre, Mattivic, il Crazy Mads, uno lo uccidi, uno lo masturbi e l'altro lo sposi. E poi la stessa cosa con Zomba, Volibobo e Gemellon, inclusivi.
Wolfie d'ora in poi sarà canonicamente Volibobo. Esiste? Non esiste? Esisterà sempre nel tuo cuore, ma solo se ci credi. E con questa massima di zomba direi che si può iniziare la live. Buonasera a tutti, buonasera, bentornati, come state? Io non bene. Fra ieri e l'altro ieri devo dire... è stato un piccolo problemino di sanità, però ora ci siamo... Stai zitto, stiamo parlando noi, che ci fai qua, vai via. Giusto, hai ragione, aspetta, state qua, vi lascio qua un attimino a parlare. Raccontatevela fra voi, dai. Vi lascio, insomma, la live, autogestione oggi. Oggi autogestione, va bene? Bang, Irigio, no, quella non ci stava. Come state ragazzi? Come state? Come avete passato il weekend? A me è dispiaciuto non aver fatto il Domenico Chieri, ma non era proprio l'occasione. Today is gonna be the day that today is gonna be the day. Today is gonna be the day that today is gonna be the day. By day is someday realize gonna be... Vabbè, non la so tutta. Comunque, probabilmente faremo una sorta di serata chatting questa settimana o la prossima, infrasettimanale, per recuperare. Però, raga, proprio non ce la facevo. Devo dire che però almeno ho sfruttato l'occasione per giocare un po' a Balatrum, che non fa mai male. Sto guardando la blind di Outer Wild di Sabaku e, raga... vi dico solo che se vi lamentate ancora una volta di me, vi uccido tutti, proprio vi banno tutti. Perché veramente lì c'era da mettersi le mani nei capelli di continuo. Proprio il non arrivare alle cose è terribile. Proprio non ci arriva. Non ci arriva, è stato 6 ore alla luna. Senza capire cosa doveva fare. Madonna. Ora c'era Franco, ma quando porti Genshin? Mai. Quando porti Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, sì, dai. 23 mesi buttati in Nab 1, dai. Solo 23, questa cosa. Diciamo che ti rispetterò quando arriverà a 24 quel numero. Grazie, Sciarpone, grazie, caro. Tra l'altro, ecco, la cosa più dolorosa di tutte è che sabato non sono uscito con Sciarpone. Quella è stata dolorosa. È stata molto dolorosa, però Sciarpone fra un mese sei a 24 e sbloccherai il nuovo badge, raga, perché ho commissionato i badge,
Ora la persona che li deve disegnare deve muovere il culo, perché sennò veramente vado a ammazzarla in game. Però ci sarà il nuovo patch con il simbolino del bicchierino di sborra. Quindi ci saranno gli sborrini di un mese, sborrini due mesi, sborrini tre mesi. Bene, basta parlare del badge e arriva Life Shark Train. Guarda gli uomini quanti mesi fanno. Sta arrivando Life Train, ragazzi. Tocca farlo iniziare. Pure te, cazzo, pretendi dal sabacco che quello conosce solo il genere Souls. Ma non è vero, però vabbè, un po' stupido. Cazzo, mille volpi per i 27 mesi. Mamma mia, guarda gli uomini quanti mesi fanno. Vabbè, non... Wolfi, noi non ci siamo ancora baciati dal vivo. Quando ci sarà quel passo in più, cambierà le cose. Credo sia pedofilia, però... Ciuf ciuf, bicchieroni di sborra in arrivo. Oh sì, è proprio caldi, fumanti, appena munti. Appena munti. Sì, è pedofilia, vabbè, col consenso. Qual è l'età del consenso in Italia? Non mi ricordo. Vabbè, ma poi omosessuale non... No, c'è l'aggravante, credo. C'è l'aggravante. È aggravante se è omoerotica o non è aggravante? O te la condonano, tipo, perché... Sai, attivismo. In Italia sì, c'è l'aggravante. Ah, ok. In Italia c'è l'aggravante. Va bene. Comunque, rea, bando le ciance, basta cagate. Intanto che stanno avanti Life Train e tutto quanto. Reato di omosessualità, esegue dolo nel putridone. Grazie mille per tutti questi beat. Meno per il contenuto dei beat, però accetto, io accetto tutto. Niente condono, ci sta. Raga, io avvierei il giochino, stasera bisogna tornare in quel mondo oscuro che è Bioshock, biologico scossa biologica, perché... L'ultima volta c'è stato il Gran Tussone, il Gran Soleil, però per colpa di questo Gran Tussone, del casino, della non comprensione della mappa, tutto quanto, io regà oggi voglio iniziare un pochettino con calma. Ci prendiamo il nostro tempo, voglio leggermi i log, gli audio log della sezione che abbiamo fatto la scorsa volta. Non ho abbassato l'audio del desktop, dannazione, devo abbassarlo. Allora, fatemi fare così. Vedete, due giorni senza fare live e dimentico i tasti, raga. Dimentico proprio i tasti. Allora, Evergreen, stai qui. Lo so che fate Resident Sleeper, però regà, vaffanculo. Poi fate Resident Sleeper dopo, perché non capisco niente e sto 3 ore a fare lo stesso livello all'infinito, come l'ultima volta mi sono perso 60 volte. Basta andare con calma, leggere due robe all'inizio e ce la facevo. Quindi continua. Voglio leggermi innanzitutto i nastri, che già dovevamo leggerci, e che qualcuno non mi ha fatto leggere perché ha detto no, questi leggiteli dopo, sennò ti rovini l'esperienza. Vaffanculo, io voglio leggerle le cose prima, se me le danno prima. Io voglio arrivare al twist prima degli altri. Dall'azio. Se serve. E poi, soprattutto, raga, abbiamo avuto un modo di giocare che... Cioè, sempre dietro a proiettili che mancano, e dovevo combattere, cioè, i cosi giganti con la cosa, cioè, con la chiave inglese. Voglio dedicare un po' più tempo alla raccolta di risorse, giocare piano. Non mi metto a far male, però sicuramente raccogliamole bene le risorse. Danno 3 anni, objection, giudice, io sono omosessuale. Ok, ragazzo, ma non credo che funzioni così. Grazie mille per i 7 bit, Zombona. Ronor gioca Babushock. Sì, oggi giocheremo a Babushock. Allora, fatemi fare la solita roba. Opzioni audio. Volume dialoghi li mettiamo a 0, così possiamo leggere. Le sorelline in questo livello sono da salvare. Ok, ancora. Quindi, mi pare fosse la cosa. Ecco. Allora, Hephaestus dobbiamo leggere, o anche Fort Frolic, no, solo Hephaestus. Ah, quanta roba dobbiamo leggere. Dobbiamo leggerla quando c'era l'occasione. Va bene, Su Kong, stato del piccolo. Sviluppo avanzato, L'811, dottor Su Kong, cliente Fontaine Futuristics. Ora il bambino ha 1 anno, pesa 25,4 kg e ha pressoché la muscolatura di un 19enne in salute. Poi, i risultati sono...
sapete cosa mi manca nella vita? Punto esclamativo mio padre, punto esclamativo trainer. Sai cosa, Zomba? Il problema di quelle cose era che non erano monetizzabili. Cioè, erano ok esclusive per i sub, però sai, monetizzarne un po' meglio, tipo, coi Tanja, è il futuro. È il futuro. Comunque, raga, avete perso Live Train. Raga, siete incapaci, vi siete persi Live Train. Riperò. Mi fai Pokémon Smeraldo quinta gen? Domani. Faccio domani una live extra, la facciamo. Comunque sì, questa era la cosa che avevamo letto l'altra volta, che appunto noi siamo questo bambino ultra potente, tutto. È la tua cagnolina molto carina, ragazzino. Grazie, papà. Spezzale il collo per me. Cosa? Spezza il collo? No! Per cortesia, potresti rompere il collo della cagnolina? No, no. No! Bastardo! Bastardo! Gli faceva spezzare... Che bastardo, no! Devo distruggerlo, Su Kong. Devo prenderlo proprio a fucilate. Devo distruggerlo. Domani cassetto Balatro? Domani credo cassetta? Credo. Vado di Pokémon Scratum dentro solo secondo gen. Zizi. Subito. Ok, quindi sono proprio dei pezzi di merda. Così inizia le camere della vita. Cliente Ryan Industries, fase 1 completata. Sinclair e Alexander hanno provato a spiegarmi la scienza, ma Su Kong non crede a loro. Continua il laterale di ricostruzione plasmitica e groviglio quantico. Poi la gente improvvisamente torna in vita. Stronzate, ovviamente per il test Ryan lo farà sintonizzare esclusivamente sulle sue frequenze genetiche. Vabbè, raga, cioè erano tutti nastri che dicevano il twist. Cioè era tutta la roba che ti spiegava il twist prima di vedere il twist, cioè... Vabbè, ok, ma questo gioco il twist non ci arriva nessuno, non leggono. Aspettate, fai Valator domani che domani non ci sono. Vabbè, Wolfie, non è che decidi tu adesso quando io faccio le cose. Va bene, probabilmente sì, farò Valator domani. C'è sangue sulle strade? Per forza! C'è stato un per forza. Scusate. Qualcuno ha deciso di distruggersi con una ricombinazione smodata? Innegabile. Ma io non farò proclami, non imporrò leggi. La grande catena si muove lentamente, ma con saggezza. La nostra impazienza è invitare il parassita del grande governo. E una volta che l'avrete fatto entrare, non smetterà più di cibarsi del corpo della città. Strumento quasi completato. I ricombinanti di Ryan stanno trascinando via la ragazza in questo istante. Sono certo che sia una delle sue spie, ma andate a tenermi d'occhio. Se mi sbaglio, una ragazza innocente finirà su quella macabra parete dei trofei di Ryan. Se ho ragione, o meglio che abbia ragione. Il congegno è quasi finito, non posso mollare adesso, non posso. Quale congegno? Bisogna capire. Anya Andersdotter. Tutta roba nuova. Io un'assassina, questa poi. Avrei potuto conviverci, immagino. Ricombinata a dimenticare, credevo in questo posto, credevo in Ryan, ma quando si è messa male Ryan non ha creduto in Rapture, non ha creduto nella grande catena, ha creduto nel potere. Adesso questo posto è fottuto e la mia bambina è morta, peggio che morta, una di quelle cose. È diventata una bimba, no? Ecco, quindi solo un'assassina, invece solo un modo per scoprirlo. Ok, impossibile altrove. Costruire una città in fondo al mare, follia, ma dove altro potevamo vivere liberi della morsa dei parassiti? Dove altro potevamo costruire un'economia che loro non avrebbero cercato di controllare, una società che non avrebbero cercato di distruggere? Non era impossibile costruire Rapture in fondo al mare, era impossibile costruirla altrove. Vabbè, questo, tutte robe che già sappiamo. Assemblare la bomba. Questa era la cosa, che gli ingredienti, non è molto importante. Una sorpresa... Vabbè, qua c'è una parola che ci confonderà. Che c'è proprio che ti hanno messo male? Ok. Questi mi sa che erano tutti indizi per lo scorso livello. Nessuno con gli R34. Questo era un indizio di dove trovare gli R34. L'eredità di Fontaine. Mi stupisce che Fontaine non si è scomodato troppo dalla sua stessa scomparsa. La vigilia di Capodanno, i suoi miserabili ricombinanti sono usciti in massa dalle loro catapecchie, hanno assaltato le proverbiali barricate. I morti marciscono per le strade, i cittadini Johnny e Janie sono in coda attorno all'isolato per avere dei plasmidi. Qualunque cosa aiuti a respingere quella marmaglia. Ok. Ecco, l'unico twist che effettivamente era inaspettato, che cioè a me è arrivato inaspettato, diciamo, era Fontaine. Cioè che il tizio, come si chiamava, Atlas... che ci guidava fin dall'inizio, in realtà a quanto pare ci aveva detto Would you kindly fin dall'inizio, in realtà era Fontaine e quindi era un pezzo di merda. Questa cosa me l'ero persa, però c'erano indizi qua magari.
Andrew Ryan un parassita. No, nulla di interessante. Ok. No, questo era come far spaccare la porta. Indizi. Fermare Ryan. Voglio estrarre, voglio spinare Raptor. Se per salvare l'uno devo uccidere l'altro, così sia. Aprire il cancello. Scosse. Ryan acquisisce F Futuristics. Ha nazionalizzato la Fontaine Futuristics. Adesso è sua, completamente sua. Per il bene della città, dice, la smembrerà a tempo debito. Io mi sono dimesso al consiglio con una lettera di protesta, ma è come pisciare al vento. Vabbè. Sarà guerra, dico io, a meno che qualcuno non fermi Ryan e alla svelta. Ok, ecco, la cosa di Fontaine effettivamente non era... Poi bisogna capire se l'ho trovate tutte, ma non era molto anticipata. Chiaramente se poi fai un... se lo rigiochi da capo, proprio all'inizio la frase faresti per favore questa cosa? E quindi sviluppo avanzato. No, ma non mi interessa niente di questo, Su Kong. Allora, la nostra missione in questo momento è: ora il bambino ha una... esamina l'appartamento di Su Kong. 25,4 kg. Madonna, pezzi di merda. Pezzo di merda che faceva gli esperimenti. Atlas vigila. No, un gatto morto. No. No, povero micio. No, no, non voglio sentire l'audio. Non voglio sentirlo questo audio, però, dannazione. Ok. Non voglio sentirlo, dai, ma che palle. Ok, fatemi andare un pochettino a vedere. Ok, questo era il rifugio, non possiamo più tornarci. Ok, iniziamo a raccogliere un po' di oggetti, che qua potrebbe servire. Tantissimo, proprio. Ok, quindi quello che sappiamo finora è che noi siamo figli di Ryan, non sappiamo effettivamente la madre chi sia, ma comunque era stata anche lei una donna sfruttata per questo fine, e siamo nati con... ci hanno fatto degli esperimenti su di noi per praticamente trasformarci in una macchina assassina che segue gli ordini, basta che la gente dica resti per favore questa cosa e noi seguiamo gli ordini. Però, a parte quello, nulla ci dovrebbe essere. Manovella della grata, grazie. Atlas vigila. Ma perché tutti i testi adesso stanno partendo? Io non voglio leggerli tutti. Cos'è? Sono partiti tutti i nastri? Tutti insieme, eh? Vabbè, facciamo girare sta roba intanto. Si chiude? No, ok. Ma perché continuano ad andare tutti i nastri? Non ho capito sta cosa. Cioè, li sta riproducendo tutti? Vabbè. Quest'estate sono certo che sia una delle sue spie. Ok, siamo in una sorta di monorotaia? Ok. Si inizia a combattere. Fermo! Fermo! Cominciamo? Allora, devo riprendere il comando, cioè... devo riprendere dimestichezza coi comandi, scusatemi. No, ma sti audio vanno ancora all'infinito, no? Ma sto remake, raga, è fatto col culo, comunque, posso dirlo? Posso dirlo che è fatto col culo, cioè c'è... ogni live c'è un bug diverso. Cioè adesso tutti i nastri insieme stanno partendo. Vabbè, quelli che ho già letto. Oh, vabbè, scusatemi. Non so come fermarli più che altro, a parte tu ricaricare la scena. Costruire una città in fondo al... costruire una città in fondo al cazzo. Vabbè, andiamo avanti. Dove altro potevamo costruire un'economia che loro non avrebbero cercato, okay, di controllare. Una società che non avrebbero cercato di distruggere. Non ho colpi per niente, comunque. Devo trovare un modo per
che se non sia farming, ma oh, per raccogliere oggetti, non so. L'involucro base è pronto. Niente, questo qua va avanti a parlare all'infinito. Ora mi servono quattro capsule. Che qua sono tutti pieni di morti? Ok, c'era una cassettina. Ok. Fucile. Vabbè. Ovviamente non ho più proiettili, chiaramente. Vabbè, è tutto distrutto. Ma stiamo ascoltando tutti gli audio. Sono arrabbiato, raga. Sono cringiato quando ci sono troppi rumori a schermo. Vabbè, almeno è basso l'audio delle voci rispetto al gioco. Ok. No! Fontaine, ma sì, ma mi sta rovinando tutto. Cioè, ci sono gli audio mentre c'è Fontaine che mi parla, ma... Scusa, non posso fare... Questo? Immagino. Alle 23, sì, l'ultimo salvataggio che ho fatto. Ok, che tanto li ho letti i nastri, ok? Raccogliamo di nuovo ste robe a terra, ma almeno non ci sono i cavoli di nastri sotto. Posso ascoltare in pace. Allora, opzioni, opzioni audio, volume di audio al massimo, perfetto. Ok, scusatemi, ma boh. Andiamo i pallettoni, qua c'erano un po' di roba. Perfetto. Let's go. Ah, frutto agli occhi. Vai. Vai che voglio giocare. Vai che voglio giocare bene stavolta. Ok. Oh, noi lo sentiamo Atlas che parla, cioè l'unica cosa di storia importante. Ok, allora, questi vanno ammazzati per bene. Direi di ammazzare prima quello a destra, allora. Vabbè, è una mira incredibile, so, raga. Non mi sto nascondendo, sei te che vai a fuoco. Non vali un bel niente. Sì, no, non valgo un bel niente. Non durerà lungo. No, te non durerai a lungo, mi sa. Chi va? Ok, ora non più. Ok. Sì, comunque, madonna, è tutto distrutto. Ok. Vai. Dammi roba, dammi roba. Ok. Qua si può... una cassaforte! Bene, 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 bene. No, aggira, no? Facciamo gli autogiramenti. Ah, volevo anche, regà... iniziare una cosa molto particolare, che sarebbe quella di... Ok. Sarebbe quella di... Ok. Sarebbe quella di riguardarmi tutti i plasmidi per capire bene la build migliore, perché li ho messi molto a caso l'altra volta. Quindi, come si mettevano i plasmidi? Così, con tab o maiuscola. No, questo vedo le cose. Ah no, al... devo andare alla banca. Alla banca genetica per modificare. Pallettoni elettrici. Fare cosa? Ok. Ora riprendiamo le cose e
Non è questa. Perché? Perché non va? Allora. Bene. Sì, però non ho proiettili per nulla. Oh, io appena arrivo qua... Ok, lancia. No! Lancia. Oddio, ho lanciato un cadavere. Vai, lancia. Ti ho lanciato un cadavere addosso, veramente? Ma sicura? Fa troppo ridere. Però ci sarebbe anche la... Raga, però non c'ho proprio proiettili di nulla. Eccolo qua. I miei nuovi amici ti raggiungeranno, che sono loro. Ok, oh, ce l'abbiamo, adesso l'abbiamo capito. Vabbè, c'è Fontaine che a caso ci può abbassare la salute. Io dovrei fare anche delle foto, raga. Fotocamera e sicurezza. Allora, se faccio... Ok, ora la sicurezza è dalla mia parte, giusto? Non importa. Apollo Square si va di qua, eh? Ok. Ma non è dove voglio andare. Perfetto. Vieni, vieni, vieni. Perché sono così forte? Ma come mai? Ma sono così forti tutti qua? Vabbè, devo salire di livello un sacco, però. Cazzo, sono fortissimi! Non gli sto facendo danno, raga. Forse perché è quello elettrico, lei sembra elettrica, tipo. Beh. Ok, piano. Ok, ce l'ho fatta. Madonna. Ok, sì, però non riesco a fare niente. Tutto perché sono andato troppo veloce negli scorsi episodi. Correvo per non annoiare. Questo è il risultato. Non ho proiettili di nulla. Grazie. Oh, Getter's Garden. Non ho soldi. Mi hanno rubato tutti i soldi. No, tutto l'Adam. Come mi ha fatto rubare tutto l'Adam, scusa? No, forse l'avevo solo speso tutto. Più probabile. Buonasera, Gemellon. Arrivo tra 10 minuti. Va bene, va bene. Io sto facendo giusto una un'esplorazione molto lenta per prendere un pochettino di materiali, perché l'ultima volta abbiamo fatto troppo di fretta. Telefono, usa e non va. Bere, 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 ubriacarsi per bene. C'è un Big Daddy, fra l'altro, in giro. Allora, proiettili per pistola, proiettili per un mitra, pallettoni. Devo aggirarlo per fare dei prezzi migliori, eh. Ok. Madonna, pieno di allarmi, che cazzo è? Non posso uscire di qua, raga. Grazie, signore.
Facciamo un autogiramento. Vai. Ok, ora posso prendere un po' di pallettoni, vero? Vai. Ho 65, posso prendere magari un pochettino per il mitra. Un po' per pistola. Vai. Ricarichiamo tutto. Big Daddy. Scomparsa. Dove scappi? Dove scappi? Guarda là. Oh, ferma. Ok. Ah, devo ricordarmi, ed è una cosa che non ricordo mai, di fare le foto. Questo non mi ricordo mai, dannazione. Adesso ricerca B. Ok. Aumento del danno, vedi? Questo dobbiamo fare. Dobbiamo fare tante foto. Ok, allora, adesso devo ammazzare lui. Come eravamo messi con queste frammentazioni? Ne ho 5. Dove farcela? Aveva incastrato. Mi aveva incastrato, dannazione. Ok, però siamo vicini. Siamo vicini, dovrebbe bastare un colpetto. Sì, però finisci tutti i pallettoni ogni volta. Cioè, io non posso fare tutte le cose insieme, risparmiare proiettili, finire tutte le tizie. Cioè. Paracchiodi, però non posso prenderla. Salva. No. Tanto tutte le bimbe che ho salvato l'altra volta erano in uno stanzino, eh. Non so se avete visto. Che il premio l'ho avuto. Un tank che fa il pezzo di merda. Ok, migliora Liv, miglioramento salute. Queste sono. Dispiace a me quanto a te, ragazzo, ma devi capire la mia storia. Ho passato 12 anni qui sotto. Un grosso investimento. Non si può mollare una truffa di questa portata come se niente fosse. Ok. Direi miglioramento salute, sono stupido. Oh, grazie del regalo. Grazie. Corazza 2. A posto di corazza. No, però io ho 200 Adam. Ho slot per tonico da combattimento, slot per tonico di ingegneria. Queste sono delle arti, dei plasmidi nuovi che non ho mai usato. Cioè tipo sciame, colpo sonico. Vabbè, ma mi fa tutto cagare. Se la puntata non voleva provare a succhiarne nemmeno una. Beh, perché bisogna essere 100% in queste cose. Se si fa, si fa al 100%. Quindi o si fa 100% assorbimento o 100% save. Non si fanno i test alla Sabaku. Se no ti fai il finale sporco. Bisogna fare il finale 100%. Palesemente c'entra qualcosa col finale, quindi voglio salvarle tutte. Voglio salvare tutte. Ecco, Circus of Value. Però ti dà solo i kit, no?
Vabbè, prendiamone un po'. Tu sei d'accordo con Gemelli, Sharp, ma perché tu sei d'accordo a definirmi una puttana, è diverso. Ecco, banca genetica. Ora voglio un attimino studiarmi questa cosa. Quindi, abbiamo plasmidi. Ho innanzitutto... non ne ho più. Va bene. Tonici fisici. Ne abbiamo... questo cos'è? Ogni volta giri qualcosa, acquisisci una piccola quantità. Va bene, ho 5. Le uso tutte, 5, scusa. Ne ho 5, le uso tutti 5, giusto? Questi? Non ho capito, aspetta un attimo. Ah no. Oh, mettiamo sicuramente fuga sicura 2. Delizia genetica 2. IVAD 2. Ok, queste sono quelle potenziate. Poi, i plasmidi consumano meno IV. Ogni volta che giri qualcosa così... ok, delizia energetica, genetica e... no, delizia genetica ce l'ho già perché ho il 2. Ok. Energia alcolica. Medico esperto. Scroccone, questo mi interessa, che mi dà più roba. I kit medici ripristino anche il LIV. Sì. E direi medico esperto. Ok. A che livello sei? Come si vede il livello? Non so come si vede. Torrice ingegneria, 2 piastre sul carico in meno, riduce la difficoltà quando giri cassaforte, velocità di flusso, difficoltà quando giri robot, riduce notevolmente i prezzi. Ecco, io li voglio tutti. Tutti gli esperti di vendita. Esperto di vendita 2, esperto di vendita, sì, 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 sì. No, va bene questo. Però c'era il riduttore allarmi 2, no? La durata degli allarmi. No, vabbè, mettiamo hacker vigile. Ah, Olympus Aix, sì, credo. Credo siamo a Olympus Aix. Vabbè, devo andare all'appartamento di Sukong, insomma. Ok, mi mancavano questi. Questi qua delli da combattimento. Corazza 2, riduce notevolmente tutti i danni fisici. Va bene. Sì. Questo cos'è? Scarica statica. Questo è molto bello. Danni bonus ottenuti tramite la ricerca. Molti danni a freddo puoi congelare. Incrementi i danni inflitti alle telecamere, robot alle torrette. Tuo rumore aumenta i danni d'attacchi corpo a corpo. Se facessi sia corazza che corazza... punti a fonte ricerca. Danni inflitti dalla chiave inglese. No, scarica statica. E forza bruta invece? Ah, chiave inglese, sì. Va bene, occhio ai dettagli. Per ora. Ok. Oh, mi sento già meglio. Se si va con calma e si ottimizza un po' di più, secondo me me la godo di più. Mi perdonerete, sarò noioso, però voglio farlo. Mi sono letto i dialoghi bene prima. Tra l'altro, cioè, era proprio servita su un piatto d'argento leggendo i dialoghi. Cioè, leggendo le... alla grande catena, guarda. Chi è che sta parlando? Stavo dicendo che all'inizio ho letto i nastri della scorsa live e a meno che me ne sono perso qualcuno, ed è probabile, perché non sarebbe la prima volta che mi perdo le cose. Dicevano praticamente tutto su Ryan, era impossibile non arrivare al twistone. Però quello di Fontaine effettivamente non c'era nulla che parlasse bene di... cioè che ti anticipasse Fontaine. A parte, ok, leggere, sapere, quindi leggere che ti dice would you kindly? O farsi sospetti semplicemente perché ti chiede di fare robe. Simpatico. Simpatico il Brom. Devo fare una foto o mi sono dimenticato? So. C'è della scossa.
La situazione è scossosa qui. E qua. Tutti in acqua. Ok. Qua dentro c'è un segreto. Non sento. No. Come si entra? Fammi entrare. Ci entra di qua. Sono abbastanza furbo. C'erano altre in giro. Qua non ho preso un po' di roba, eh? Petri per il mitra ci stanno sempre bene. Ora. No! Fontaine ha allevato un piccolo mostro. Quando parla, cioè quasi mai. Il suo accento è pesante e sgradevole. Ha i capelli luridi. Sembra che indossi sempre lo stesso maglione macchiato. Come fai a prendere ste robe, scusa? Ma devo riconoscerlo a Frank. La piccola ebrea è il classico diamante grezzo. Nessuno studio fa male, nessuna esperienza. Ma basta metterla davanti a una sequenza genetica e diventa perché? Mozart al primo simbolo. Ok, qua diceva che essenzialmente la Tannenbaum è molto brava. Ma perché mi partono ste robe? Ma chi l'ha fatto partire? Questo, giuro che sto gioco lo sto odiando, eh. Vuoi romperti? Hai capelli luridi. Sembra che indossi sempre lo stesso maglione macchiato di mostarda. Ma devo riconoscerlo a Frank. Regà, non riesco a... Oh. Nessuno studio fa male, nessuna esperienza. Ok, preso tutto? Sì. Diventa Mozart al clavicembalo. Va bene, sì, Mozart al clavicembalo. Ok. Da pallettoni elettrici niente. Oh, regà, continua a ripartirmi. È incredibile. Ma come fa a partire sto nastro all'infinito ogni volta? Ma c'è un tasto che sto premendo per sbaglio che fa ripartire l'audio? Telecinese, giusto, l'ho letto dopo. So. Sto audio della piccola ebrea è il classico diamante grezzo. Basta Fontaine, cringe. È ripartito. Non ho premuto niente, non stavo premendo niente. Sembra che indossi sempre lo stesso maglione macchiato di mostarda. Oggi non si capisce niente, basta. La piccola ebrea. Fatti fare una foto. Foto. Scusami, mentre. Nessuno studio formale, nessuna esperienza. Basta metterla davanti a una sequenza. Oh, grazie. Metto il danno. Un attimo. Bravo. Dai, non ce la faccio più. Quando parla, cioè, mai. Fontaine ha levato un piccolo mostro. Hai capelli lunghi. Sembra che indossi sempre. Non ho premuto niente, vi giuro. Aspetta, foto. La piccola ebrea. La piccola ebrea. Nessuno studio fa male, nessuna esperienza. Ma basta mettere davanti a una sequenza genetica. Cosa mi ha ucciso? Vabbè, io non ho più parole, ragazzi, sto gioco. Adesso vi assicuro che non lo faccio partire io, sto fermo. Sto fermo 30 secondi, vediamo se riparte. A parte che è qua dietro il tizio.
al filo spinato, giusto. Guarda, guarda, guarda. Non è partito, eh? Non è partito niente, miracolo. Eccoci qua. Quindi attenti. Vabbè, finita. Teniamo proiettili per pistola. Non posso fare completismo e risparmiare allo stesso tempo. Non posso per niente. Devo iniziare a usare questi, tipo. Neanche. Ne ho tre. Oh, devo iniziare a usare questo. Anche questi, è vero. I dardi. La balestra. Oddio. Oh, c'è un sciarpone. C'è un sciarpone, c'è un francone. Potevi fare Bioshock Infinite. Ma in ordine lo faremo sicuramente, prima o poi. Sperando non sia rotto. Anche quello. C'è un altro Big Daddy. Ultimo Big Daddy stasera. Vabbè, combatti tu. Io faccio foto intanto. C'è un fottino. Ci sarà il Comic Con. Costa un po' tanto un biglietto per Napoli, se no ci sarei anche. Mi sono distratto un momento. Fontaine ha o non ha levato un piccolo mostro? Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no adesso. Non l'ha ancora fatto. Non ci arrivo, scusami. Non ci arrivo? Ah sì, ok, aggira. Thank you. Scusate se uso un po' di auto aggira, ma mi sono rotto di passare 6 ore a farli e poi c'ho sempre gli auto aggira che mi avanzano, quindi cioè divertente, ma ok. Vediamo un po' di azione potenziamento arma. Eccoci qua. Aumento del danno della pistola. Questo è un ottimo momento. Proiettili per pistola, pallettoni. Non so cos'è stato. C'è qualcuno qua, ma non so che. Thank you. Ma questa è caduta, poverina. Io recentemente ho fatto una run su Bioshock 2 Remastered. Adesso leggo. Quello non è rotta, infatti non vedo l'ora. Non vedo l'ora, sinceramente. Così capiremo. E che fischia? C'è sempre qualcuno che fischia, eh? Vai. Contenza, cringe. Cringe. Non hai capelli. Pelato di merda.
Pelato. Eri più simpatico con i capelli, guarda caso. Odiamo i pelati. Oh, te devi morire, ma non hai più la bimba, quindi in realtà non mi interessa, stai con me. Vabbè, seguiamo un po' l'obiettivo adesso, eh? Che ho raccolto un po' di roba. Tanto c'ho un Big Daddy. Ma via, via, via! Sei pazzo! Sono finita. Pinca. Pinca. No! La Tannenbaum ha creato un... No, cos'era? La fontana ha creato un piccolo mostro. Ho capito, pollo, però... Cioè, colpa del Big Daddy. Salve, amici. Sapevate che 9 donne su 10 preferiscono gli uomini atleti? Perché rimanere emarginati? Avete ragione. Ha pure ragione il bro qua, eh? E i tuoi desideri al Circus of Circus. Venite a trovarci al padiglione medico per sì, ma... gratuità di due ore. C'è una bimba, c'è la bimba! No, non sono cattivo! Una cosa. Finiti? Oh, come fa a essere in vita? Oh. No, no, no. Ok, abbiamo finito le bambine in questo livello, quindi non uccidiamo più sti Big Daddy. Bene. Ciao. Ora controllo. Vieni qua. Non riesco ad alzarle. No, dai, dai, dai. Non fa ridere questa battuta, ragazzi. Non fa ridere veramente. Devo smettere. È una battuta brutta. Che non fa ridere, fra l'altro. Quindi dice, basta, eccoci. Vabbè, un po' di pallettoni. Ok, dov'è che devo andare? Di su. Di su. Giusto? No. Di qua devo andare. Di qua? Ma io perché continuo ad andare di su allora? Sì, sì. Perché tu non eri come credevo, infatti. Bah. Sì, va bene, Fontaine, ma tanto resti pelato. Va bene, pelato resti, Fontaine. Ecco chi è. Prossima volta non chiedere chi è. Pentola, pentola. Foto, foto, foto. Era fu. Ah, ok. E l'hanno tradotto in ba. In ba, bastardo, tipo, no? Non so. Fuck. Ti ho rubato il cappello! Ti ho rubato il cappello! Ti sposto in inglese se la salto un ictus. È bello tosto fare un gioco tutto in inglese. Anche perché poi se la gente non capisce, boh.
Poi devo tradurre magari le cose. Fatto troppo ridere, gli ho rubato il cappello, raga. No, basta! Sì, va bene. Vabbè, grazie per avermelo detto, Fontaine. Non lo userò assolutamente contro di te questa informazione. E tra l'altro, ecco, ancora rimane il dubbio. Perché farsi uccidere, allora? Perché arrendersi? Era suicida? Voleva fare un effetto di scena per fare il fico? Ah, perché alla fine decido io quando morire, perché te lo chiedo io. Inventore efficiente, le macchine in Ventomat sono delle meraviglie da modello ingegneria, avrei bisogno di meno materiali per realizzare ciò che vuoi, ma non, no, in realtà non mi interessa. Per un attimo ho avuto un infarto, ho detto no, è ripartito. Uomo nero? Ah, le combinanti, questo è lo studio di Shukong, mi sa. Ufficialmente lo studio di Shukong. Ok, un'altra... Ah, l'antidoto che devo fare. Ok, cosa serve? Ok. Sapevo che c'era qualcosa. Con Sushong, con Sushong. Deve tenere questo lotto 192 nel laboratorio vicino ad Apollo Square. Si torna ad Apollo Square, scusa. Ho rubato di nascosto una dose e l'ho portata nel mio appartamento al primo piano. Non ho mai saputo a cosa servisse, ma intuivo che quel bastardo tramava qualcosa nell'ombra. Io lo tengo d'occhio. Una dose nel suo appartamento, va bene, recupera la droga. Sì, sì, una mossa da megalomane per fare il figo, però beh. Oh, vuoi morire? Madonna! Che... Perché è partita la musica del... Va bene. Qualsiasi tipo di pagamento per qualsiasi procedura. Le malattie terminali non aspettano il giorno di paga. No, no, è una roba... Si sta per il character. Babù. Devono fare... Poteva fare un... doppio triplo gioco, un qualcosa, non lo so. Però non ho soldi, quindi non funzionerà. Vabbè, andiamo. Andar su. Ok. Dove stavo andando prima, però. Sempre qui si torna. Ok. E la società era tutto per lui, banale quadruplo gioco. Vabbè, chiamare un po' di robe, non so. Per dire, vabbè, adesso io e te contro Fontaine. Ma mi continuo a dare proiettili per il mitra invece dei pallettoni che mi stanno tanto simpatici. Questo è un cadavere davvero, ok. Perché partono alcuni? Alcuni partono in automatico. Non lo voglio. Ho cambiato il codice d'accesso in 5744. Ah, perché c'era un codice, ok. Di quelli che ti danno robe per la storia o ti danno password, ti partono in automatico. 5744. Mi sembra di aver segnato nella mia memoria.
Ok. Qua bisogna fare uno. Bolletta dell'acqua andata. Cibo, cibo, cibo. Un letto. Piscio un po' sul letto di Sushong. Che è successo a questo affare? Guarda questa. Chi è che sta lanciando libri? Fermo? Ok. Vabbè. Senza dubbio ha fatto portare i campioni dell'892 nel suo attico. L'ingresso sta nell'altro. Certo, l'hanno fregato. Intanto rubo soldi anche alla Terenbaum. Non mi crederai. C'è stato un tempo in cui... No, le hanno dato della puttana. Che stronzi. Questo, basta. Da questo momento sono dalla parte della Tenenbaum del tutto. Li uccido tutti per lei. No, per un pelato. Semplice. Sì. Tutto bandiere non vale per i pelati. Patatine nel seminterrato, ci sta cassaforte. Non ho la password, vabbè la giro. Aiuto. Ok, qua. Thank you. Sordi. Un altro Big Daddy, però l'ho preso tutte, yes. Vabbè, questo lo prendo per me. Ok. Oh. Grazie, ferro vecchio. Allora, dove devo andare? Di giù? Ah no, di su allora devo andare. Ah, ok. Sono già dimenticato. Non ho messaggi radio, ma... No, è partito. Quando parla, cioè quasi mai. No, il piccolo mostro. No. Hai capelli luridi. Sembra che indossi sempre lo stesso maglione macchino. No? Tutti quegli anni pensavamo di fare progressi con scatole di Skinner ed elettro. Fontaine è diventato una specie di uomo nero. 5744. Sembra che ci siano scintille tra Fontaine e la sua spilungona tedesca. Perché uno come Fontaine dovrebbe perdere tempo con quella crocca strappa quando potrebbe servirsi da qualunque piatto desiderio? È una cosa che va oltre la comprensione di questo paparazzo. Oh no! Ha persino cambiato il codice d'accesso in... No, ho lasciato il mio Big Daddy. Di non ritrovarsi la spilungona. Ho lasciato il Big Daddy lì. Ma non tu. Dicono che salvare una vita è come salvare il mondo intero. Ma non tu? Per le bambine. Vabbè. Tuttavia c'è altro lavoro ancora da fare. Ehi!
Oh, ma che è sta roba? Foto, foto. When in doubt, foto. Nuovo atomico dinamismo. In queste idee più rigorose non fanno male essere un po' più veloci. Un po' più veloci, eh? Sa questo. Vabbè, tutti qua erano. Tutti qua. Devono essere no! Ma non ho più punizioni di nulla. Dov'è? Thank you. Come tutti gli altri. Oh, finalmente. Mi sta sparando. Quanta vita c'ha sta qui? Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, però non più proiettili di nulla, ragazzi. Non riesco a farli neanche giocando bene, esplorando tutto, li trovo. Perché? Perché non ho fatto foto prima, però... Boh, le foto rompono così tanto il momento. Cioè... Vabbè, le farò più spesso, però... Che palle. Ok. Ok, bello l'orso. Vabbè, ok, pelato, resti pelato, ripeto. Beh. Ok, ci siamo, ci siamo. Ho 7 proiettili per il mitra, tutto è fattibile, tanto ho questo che è infinito, finché ho questo. Se mi tolgono la chiave inglese, effettivamente potrei avere problemi. Vabbè, c'ho 80 miliardi. Vabbè, usiamo un po' la balestra, dai. Sto andando di qua perché la freccia è di là. Quindi ho detto, mare. Non sapevo si girasse. Foto. Ok, ci siamo. Sono vivo.
L'importante è che sono vivo. Dopo, raga, sono messo veramente male. Bello il tavolo biliardo qui, eh? Autogira. Thank you. Che div, azoto liquido. Non lo uso l'azoto liquido, è lento. Vuoi usarlo di più? Non so. Manca genetica, no, non mi interessava. Ah, tra l'altro sapete che l'ultima volta mi hanno messo... mi hanno, tipo, bloccato... campo elettrico 2. Vabbè, interessante. Subisci... però fai più danni anche. Vabbè. L'892 l'ho preso. Oh, non mi può più controllare! Perché sembra uno zombie? Sembra uno zombie. Comunque stavo dicendo che mi hanno tipo bloccato il video per copyright. Cioè non tutto il video, mi hanno tipo tolto l'audio in un minutino di video. Ed era la sezione della Tannenbaum, l'ufficio della Tannenbaum. Tipo parlavamo, musica inspiegabile. E solo in Russia ha bloccato. Quindi. Le pressioni sono diventate instabili. Sei temporaneamente possibilitato a scegliere quale equipaggiare. Ok. Ok. Vabbè, la cosa dei plasmidi era di qua, no? Cambia di continuo, no? No, eh? Non posso metterli questi. Ok. Seconda dose. Scusa, ecco, effetto fa ghiaccio più... oh, apriti. Apriti. Vuoi vedere che effetto faceva ghiaccio più fuoco? Non mi lascia più. Perché non mi lascia uscire? Non mi lascia uscire. Ma è la trappola. Perché l'allarme blocca anche le porte. L'allarme blocca la porta. Ma veramente. Oh oh. Cos'è sta roba? Oddio! Ma che ansia! Ok, elettroscarica. Grazie. Niente, non possiamo più uscire, raga. È tutto lì fuori. E le mie macchine non bastano, a quanto pare. Per ucciderli tutti. No! Vabbè, grazie. Raga, li hanno uccisi tutti. Thank you. Ok. Grazie macchine per aver ucciso tutti al posto mio. No. Tutti fuori uso. I miei amici macchinari. Vabbè, ma solo un tizio era, ma scusa. Tutto sto casino ed era solo un tizio che attivava l'allarme. Beh, io non ho parole. E sei ferito. Qua c'è la stazione di salute, no? Vabbè. Ok. Let's go. Incenerimento 3, non male incenerimento 3, eh?
Ah, ma io dicevo che sembrava uno zombie perché era l'effetto del plasmide elettrico. Oh no, mi serviva quel Big Daddy in realtà. Un sacco proprio mi sarebbe servito. Ok. Lui chiama la bimba. Salve amici, sapevate che non... Ciao. Ok. Let's go. Adesso c'è chi utilizza Big Daddy. Vabbè. Andiamo a prenderlo. Tanto era qui. Che culo. Mi ha detto ipnotizza Big Daddy proprio mentre c'era un Big Daddy. Eccolo. Dov'è? Dov'è il fra? Fra? Ti sento? Supra. Un giro. Vieni. Ora cosa mi dai? Sciame 3, bello, vediamo. Bello sciame 3. Bello sciame effettivamente da usare, eh? Le apine sono simpatiche. Madonna, bruttissimi gli effetti sulle mani. No, Big Daddy, vieni qua. Thank you. Telecinesi, vabbè, non mi interessa. 47, forse abbiamo un po' di... Beh, kit medici un paio, dai. Qua. Apollo Square, ok. Quindi è letteralmente un altro open map, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ma tra l'altro ci potevamo andare subito prima. Cioè, in teoria io posso girare per tutta Rapture. In un certo senso. Perché sono aperte le cose. O forse questa è una nuova missione. Ma non lo so, era aperta anche prima. Trappola vortice. Che cos'è? Oddio! Oddio, che bello! Sì, non è messo bene sto posto comunque. 99 proiettili per il mitra iniziano ad essere interessanti, eh? Tira sicurezza. No! No, perché? Vabbè, tanto fa tutto il Big Daddy adesso. Oddio. Però come faccio a passare oltre senza che mi attacchino? Ok, thank you. Andiamo, Mr. Bolla. Sì, sì, Mr. Bolla. Ok, Mr. Bolla, fai bravo. Nerdi criogeni, eh? Ok.
chi è Atlas? Ma quindi questo Atlas comunque faceva parlare di sé? Bersaglio. Ok. Ma sparano quello lì? Se mi arriva la roba del Big Daddy ora, sono a cavallo. Sta attaccando qui in furia. Ok, stanza fatta, dammi tutto. Oh, thank you. È troppo pericoloso rielaborare i tuoi plastici. Thank you. Stessa pecora anche da parte di Balli, ma non credo sia questa la riassunto di quello che è successo finora. Comunque ciao Balli. Massimo incenerimento, posso usarla o no? Hai rotto questo X-Guard, eh? Non posso perché Gather X-Guard. Sì, vabbè, non posso perché c'ho tutto il casino dei plasmidi. Potrebbe essere. Scusate, voglio fare bene un controllino perché sono veramente messo male con i proiettili. Oh. E comunque mi sto dimenticando di di fare le foto. Ok. Chiunque ha punti deboli nascosti, ma con occhio dettagli 2 non lo saranno a lungo. Sono pronta. Ok. Nice. Anche la bambina fa. Thank you. Vieni con me, fratema. Ora sei mio. Ah no, ora cago in testa io agli altri. Ah, come cacco in testa. Così adesso il Signore è Dio. Thank you. Thank you. Oh, c'è una telecamera. Attento, attento. Attento, Big. Tento Big, aggiriamo, aggiriamo, aggiriamo. Yes, yes. Yes. Mentre sto facendo una passività strana, io non sparo a nessuno, sono tutti i miei amici che fanno tutto. Oh, perché? Perché sei incazzato? Andate, andate macchine! Contro il Big Daddy! Perché?
Perché si è arrabbiato con me? Cosa gli ho fatto? Oh, ma questa è tutta gente morta. Come mai tutta sta gente morta? Soldi, scusa, rubo soldi ai morti, eh. Ma sta facendo un disastro. Dai, dimmi che c'è una roba di cura qui. Dai, c'è una stazione di salute, per forza. Ho detto la parola brutta, raga, eh. Rapture? Harry si è dimenticato di me. L'hanno ucciso! L'hanno ucciso! No! Mi dispiace, Rosie. Mi dispiace. Sei tu che mi hai attaccato, sei stupido. Te l'avevo detto, questa è la mia pacifist run, non colpisco nessuno, sono gli alleati. Oh. Esco qua. Thank you. Aia! Guardalo. Non gli arrivano i colpi? Vieni qua, vieni qua. Yes! Andate, mie macchine! Andate, disperdetevi! Aspetta, foto! Foto! Voto per capire due cose, eh? Voto anche a voi, dai, non si sa mai. Thank you. A posto. Foto. Una bomba? Ok. Ma c'è una telecamera anche da qualche parte. Mi sta vedendo. Dov'è di preciso? Quella lì. Let's go! Let's go! Foto! Pacifist run, continuiamola. Continuiamola pacifist. Tanto raccogliamo strumenti qua. Munizioni, thank you. Sì, voleva solo parlare quello lì. Sicuro. Non credo che ti ami, Gesù. Wait, ma sei andato di qua? Ok. Ah, ci sono le valigie. E che sanguina qui. Aspetta. Baule. Cerca. Ok. Raga, mi sono cagato in mano. Ma come cavolo si è mosso il ragdoll in quel momento? Si è mosso un po' strano il ragdoll, eh? Posso dirlo? Thank you. Inventomat, facciamo... Ma in realtà va bene per tutto, secondo me. Ok, si torna di qua. Ora si può andare su. Prego,
Non rompermi le palle! Ce la fai venire qua o no? Ah, sta combattendo contro gli altri, giusto? Giusto così? Ok, c'è una telecamera qua. Però come si muove, scusa? Ok. A posto. No. Thank you. Tanti proiettilini. Ipnotizza Big Daddy, è arrivato un po' tardi. Questa era un'altra... Vabbè, altro posto dove facevano operazioni brutte. Vai. Aspetta, dove... C'è qualcosa da cercare qui? Un altro composto? Ah, è qui. Era molto semplicemente qui. Ok. L'892. Oddio, sono diventato giallo adesso. Si è messa a posto. Perfetto. Ora non mi controlla più il pezzo di merda. Comunque è messo male sto tizio. Ma questa è tipo la trivella di un Big Daddy? Mi sa di sì. Proprio. E l'ha piantata. Vabbè, ci sta. Usciti qua. Siamo tutti troppo a morire questo gioco, non mi piace. Perché non sono mai stato qui? Foto. Ascolta il nastro quello accanto al tavolo. Vabbè. Ora lo ascolto, ora lo ascolto. È l'ultimo che ho preso, insomma. Però è brutto. Ho una regola diversa. Ogni tanto mi spoilerate quali ascoltare, quali no. Io li voglio leggere tutti alla fine. Medico esperto 3. Subito. Usa il gabinetto. Usa il gabinetto. Va bene. L'ultimo quindi che ho preso. Immagino il Mozart della genetica. Un legame di protezione. Forse legame di protezione. Test clinico del plasmide sistema protettore lotto 255, dottor Succione. Riesco a imprimere quei denati Big Daddy nella testa di questa mocciosa. Giornata molto frustrante. Non riesco a imprimere quei dannati Big Daddy nella testa di queste mocciose. Il legame di protezione non si forma. Papà Succione. Stai lontana. Forse se modificassi la sequenza genetica per... Papà Succione! Via! La sequenza genetica... Papà Succione! Papà Succione! Levati di mezzo, schifoso mostriciato! Cosa... Cosa stai facendo? Indietro! No, stai indietro! Indietro! Ok. Ok. Quindi in realtà c'è riuscito a creare quel legame di protezione. C'è riuscito. C'è riuscito. Ok, interessante. Poi bisogna vedere se è una cosa
da interpretare in modo scientifico o è una supercazzola della sono in realtà si è affezionato il mostro si è affezionato alla... non lo so. Ha finito i proiettili? Ma veramente ho finito i proiettili di nuovo? Vabbè, io non ho parole. Hanno fatto i retcon matti? Vabbè. Stai parlando a... Volevo fare una foto immortalarlo in questa posa, mi faceva molto ridere. Forza, scarica statica 2. Con cosa ti ammazzo? Forse 5 questi, vai. L'orco si è innamorato della principessa, esattamente quella scena, sì. Non so se la vogliono interpretare così, cioè vogliono che io la interpreti così, o... No, no, ho capito, ho premuto T, ho premuto T. No, no, no. Perfetto. Ho premuto T. Cioè ti fa... Quindi l'ultimo, qualsiasi sia l'ultimo che hai preso, te lo fa ripartire. E mentre facevo, magari ricarichiavo, premevo per sbaglio T che è accanto. Io non ho parole. Mento Asperger. Vabbè... Sono vicine a RT. Perché non mi fa l'elettroscarica? Perché non mi fa nulla? Si è tolto il tasto sinistro. Giustamente. Dove sta, scusa, però spara a tasto sinistro. Certo, mi hanno tolto spara per un attimo. Ok. foto. Beh, puoi vincere Bioshock senza sparare. Disgrazia sulla tua mucca. Oh, comunque con la balestra. Sarà perché è una balestra. Non lo so, però con la balestra mi sembra di essere più preciso a sparare. È sempre, ho sempre detto che io con Fantasy me la cavo meglio. La balestra c'è in Dark Souls, quindi automaticamente sono più bravo con la balestra. Thank you. Però ne ho solo 5, dannazione. Andiamo, voglio finire sta missione bene. Pacifist. Ho detto pacifist. Ho detto Tana. Dov'è? Devo andare di qua. Quella è una telecamera cattiva.
Ok. Vai. Da finita la... Va bene. Vieni qui dove posso raggiungerti. Mettiamo quello incendiario là in fondo. Ferma. Ok. Bravo. Bravo. Ok. Quanto mancherà? Ce n'è un altro. Cosa succede se faccio questo? Vai, vai. Battaglia Pokémon. Pokémon, che c'è? Oh. No, è tornato il pelato. Sì, comunque... No, bimba, mi dispiace. Quindi comunque Atlas era... ma ci sta, ci sta. Ok. Non era furbo. Ma è una nuova missione questo. È un altro livello questo. Grazie. Perché? Perché è considerata nuova? Forse quando abbiamo preso la quando abbiamo preso il secondo... Ok. Segui il puntatore. Sì, no, adesso vado, adesso vado. Va bene. Sì, va bene. Le tue fiche. Balatro. Giochiamo a Balatro adesso, dai, stacco e giochiamo a Balatro. Una partitina a Balatro per chiudere. Ok. Io, un fitto sottomarino, è più Adam di quanto tu possa lontanamente immaginare. Az! Ma aspetta, qua si va... Si va via? Ma ho lasciato robe da esplorare sotto, sopra allora. Cioè, in teoria manca questa, manca una sorellina, no? Non sto andando... qua poi mi dice che parte una nuova cosa. Cioè, può scompare pure la freccia. Non mi sono perso qualcosa di importante di sopra, magari? Anche perché vorrei farmare abbastanza proiettili e robe, perché sono sempre a corto. Vai avanti. Va bene, vado avanti. Andiamo un po' col napalm. Prove da raccogliere? Ah, bobine dorate. No, non mi interessa. Commenti del regista. Del regista. Gin. Era un gin infiammato, ma va bene. Qua si torna... a proprio alla batisfera, quindi si chiude qui, però. E dove devo tornare, però? Poi in Prometheus? Immagino, sì. Sì, è nuovo. Vabbè, ma allora vedi che mi salto una bambina però qua. Cioè, così mi perdo una bambina, scusa. Diceva che ne mancava una in quel livello.
Va bene, va bene, vuoi fare a botte? Io ci sto. Ma ho tutto l'Adam che c'è in città, bello mio. Vabbè, ma che ne so di qual è il limite da... Cosa serve per fare il finale di un tipo, il finale dell'altro? Ma chi è quello? Ma è veramente... Ah, è Fontaine lui? Ma è veramente Fontaine quell'idiota lì? Quel pirla lì ricombinato? Come si entra qui? Il gonzo è proprio dietro. Il gonzo. Non voglio neanche vederlo camminare. Il gonzo. Veramente una corsa? Non può essere veramente una roba da far di corsa questa. E come fai? Ok, ok, ok. 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 Vabbè, ce n'è uno lì. Tac. Sistema di controllo della tuta? Vedi il sistema di controllo della tuta? What? Mi trasformo in un... Vabbè, disgustosi, poverini. Ah, mi trasformo in un... Solo se avrai l'aspetto, la voce e persino il fetore. Vabbè, il fetore. Vabbè, te ne va un po' meno. Poverino. Questo è body shaming al contrario. Dio. Vedi, oggetto sconosciuto. Ah. Ok, ma... E quindi... Dove credi di andare? Devi travestirti da Big Daddy prima di... E non c'è l'opzione per... Mi sto perdendo qualcosa, raga? Qual è l'opzione per metterselo addosso? Pensi arma. Potenziamento dardi. Però. La mano sinistra. Cadavere. Può fare protizza? Non credo. Io ho raccolto quella roba lì. E ora dove la metto? Qui? Posso usare le scale? No. Bello sto pulpo gigante. Ma come schiva? Foto. Devi diventare uno di loro, dovresti... Ah, ok, ok. Adesso osservo, allora. Ah, certo, per l'odore, quella cosa lì. Sì, volevo un attimo avere un momento di pace, però. Ok. Sai che mi ha fatto danno? C'era forse un... E io arrivo da qua, no? La pubblicità per Fontaine, questa.
olla. Limite raggiunto. Va bene, facciamo così. Facciamo così. Allora, si puzza come un Big Daddy. Va bene. Va bene, allora direi che salviamo qui però. Ci sta. Ci sta, un buon punto per salvare. Questa è un'ultima area, dopo diventa tutto lineare. Ok. Direi che allora i nastri che troviamo in quest'area li leggiamo tutti. Li leggiamo tutti. Quando li troviamo. Allora facciamo così, per ora leggiamo quelli che abbiamo trovato in questo. Quindi volume 0. E mi metto a leggerli. E poi prossimo episodio giriamo da queste parti e li ascoltiamo quando li troviamo, diciamo così non devo, non me li perdo prima del finale, diciamo. Poi finale non so quanto è, però M, sì. Olympus Heights, Apollo Square, sono queste qua, sono pochina. I cambi di protezione l'ho letto. Atlas vive, ho corrotto uno di gorilla alla porta per passare. Di una donna morta stesa per strada, tutti le passano accanto come se non ci fosse, ma ho notato qualcosa scritto dappertutto con la vernice, Atlas vive. Non so che significhi, ma qualcosa mi dice che per questa gente è importante. Esatto, lui li ha comandati tutti. Ero così arrabbiato quando sono sceso qui, ma mio Dio, non avevo idea. Ci sono uomini armati dappertutto, ho visto una donna scalare la recinzione per tentare la fuga. Una delle guardie di Ryan l'ha indicata e lei ha preso fuoco. Aia. Aia, aia. Questi personaggi vengono a Rapture pensando di essere dei capitani di industria, ma dimenticano tutti che qualcuno dovrà pulire i cessi. Mi hanno dato una grande opportunità, la vita di questi poveracci in cambio di un piatto di zuppa calda. Chi ha bisogno di un esercito quando c'è l'ostello Fontaine? Ok. Ci siano scintille tra Fontaine e la sua spilungona tedesca, perché uno come Fontaine dovrebbe perdere tempo con quella crucca strama quando potrebbe servirsi da qualunque piatto desideri, è una cosa che va oltre la comprensione da questo paparazzo. Persino ho cambiato il codice d'accesso, ok, questo era la password. Antidoto del controllo del mentale l'ho letto, il jukebox umano. Di tempo, prima dell'Adam addomesticare un bambino era impossibile quanto tentare di addomesticare un boa. Fontaine mi ha dato la storia di impiantare nella testa del bambino. Il bambino a questo punto non è più una persona, ma un jukebox pronto a suonare qualunque canzone Fontaine abbia voglia di sentire. Madonna. Ok. Ok. Perfetto, raga. Allora, per stasera direi che si può chiudere qui. Abbiamo fatto comunque una bella rasciata. Ho provato ad essere un pochettino più metodico, ma a parte migliorare un pochettino negli spari e fare più foto, faccio ancora una fatica mortale. Io ho un problema con gli FPS, ragazzi, veramente, soprattutto gli FPS. Non smettete mai di gustare della deliziosa, no, questo sempre, vedrete prossimamente quanta ne beve Atlas, anzi gliela prenderemo tutta. No raga, non scherzo, gli rubiamo tutta la sbora. Vabbè, che benessere, benessere. Sì, no, ma perché chiaramente è grazie a quella, gliela metteremo tutta in testa, così gli ricrescono i capelli a quel pelato di merda. No, però oh, ma c'è il Carminello. Mi mando dal Carminello stasera. Diciamo che mi accorgo che io c'ho un problema grave con il mio nome su Twitch. Si chiama Carminello TV. Vabbè. Ho un problema con gli FPS stile, non è proprio un survival questo, ma mi sembra un survival, nel senso a livello di munizioni che trovi. Non lo so. Quando c'hai tante munizioni me la cavo un po' meglio, forse. Però vabbè, ci sta. Nulla, ci vediamo domani sera con Cassetto Balatro, non mi ricordo. In questi giorni sono probabili delle live mattutine di programmazione. Quindi se volete compagnia la mattina, volete farlo a me, io devo lavorare tanto, quindi ci si sentirà. Ragazzi, andate a salutare Carmelo, andate a dargli un bacione e a domani. Buonanotte. Buonanotte.